yourself. Bella a tutti ragazzi, noi siamo gli 27i, io sono Ison 1700 e qua oggi sono a portarvi finalmente la Dark Matter. Infatti, 3 settimane fa vi avevo portato la solare, vi avevo detto che dovevo fare altri ben 2 prestigi per sbloccare l'ultima arma classica che mi mancava, cioè la Hornet, e farla d'oro e sbloccare la Dark Matter. Ragazzi, sono finalmente riuscito a sbloccarla, devo diventare anche livello 24, quindi ci ho messo ulteriore tempo perché devo sbloccare un accessorio per la mia mitica. E ragazzi, finalmente eccola qua. Per chi non sapesse come si sblocca, basta sbloccare la solare, che per chi non sa come si sblocca la solare, si vada a vedere il vecchio video, ve lo lascio qui in descrizione e a fine video, e qua vi metto sopra la pagellina, la nota che potete cliccare e vedervelo. E ragazzi, dopo aver sbloccato la solare dovrete fare la diamante in tutte le armi classiche che si sbloccano ogni 2 prestigi, e quindi circa al prestigio 9 sbloccherete l'ultima arma. E potrete fare, dopo che avete fatto la solare, farete la diamante sulle armi classiche e sbloccherete finalmente la Dark Matter. Ragazzi, vi lascio direttamente alla partita e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua ragazzi, alla partita ovviamente un TCT. Allora, questa partita userò il karma. Giusto che sia, ce l'ho dietro ragazzi. Vabbè, sono in 43. Userò il karma ragazzi, farò vedere la Dark Matter sopra il karma, ovviamente, cioè... è ovvio che è mio perché non avrei così tante volte il karma. Ragazzi, che dire, programmi per il prossimo video, di sicuro uscirà un video su Ghost Recon e poi usciranno delle partite su Modern Warfare. Mi lag ragazzi, scusate, non mi lag. Usciranno delle partite su Modern Warfare, ovviamente. Cazzo, cercherò, cioè sto cercando di fare un cecchino d'oro su Modern Warfare, visto che sto giocando veramente poco, non sono neanche prestigio 1. Quindi voglio portare anche un'arma d'oro su Modern Warfare, quindi cercherò di fare un cecchino d'oro, ve lo porterò assolutamente. Che altro dire? Ve lo giuro raga, non l'ho visto, ve lo giuro. Poi ragazzi, sapete che sono uscite le nuove armi e poi vabbè ce ne sono altre due che sono le due vecchie nuove. E ragazzi, volevo farne qualcuna Dark Matter, cioè basta che la faccio d'oro e la sbloccherò Dark Matter. E ve la voglio assolutamente portare perché... soprattutto l'ultima ragazzi, cioè la Xeon, sarebbe lo scrack del futuro. È troppo bello ragazzi, cioè vi giuro, troppo bello, mi piace troppo. Però... poi ragazzi c'è anche il VPR, sarebbe l'MP5 del futuro. E poi l'RVN, quelle vecchie, l'RVN e l'UDM, che sarebbero... non so che arma, sono futuristiche, quindi non saprei quella fosse. Ragazzi, continueranno, se non l'ho detto, le competitive. Dov'è questo? Dov'è? Ragazzi, continueranno le competitive TV, ovviamente. E la vedrete, la mia bella Dark Matter. Cos'altro? Ah, e continuerà ovviamente la serie delle armi epiche. Mi sembra abbastanza ovvio. Allora, scusate ragazzi, faccio un po' cagare, ma parlando non mi concentro per bene. Questo qua che cazzo di salto ha fatto? Dov'è l'altro? Ok. Nient'altro credo. Nient'altro da dirvi. Ho smirato io. Cioè ragazzi, la Dark Matter ci ho messo veramente tanto a portarvi perché... vabbè ragazzi, pensate che per sbloccare tutte le armi classiche dovete arrivare al minimo prestigio 9. E io, cioè, non ci ho giocato veramente tanto. Ci ho giocato, ma non tantissimo, ecco. Non tanto da arrivare a maestro prestigio subito. Anche se c'ho già Daniele, che avrete visto già nelle competitive, che lui praticamente è maestro prestigio di già. E che altro dire ragazzi, cioè non so, vi ho detto tutti i piani. Adesso magari mi concentro un po' di più sulla partita, giusto per vincerla, arrivare primi. No vabbè, non puoi rimanere in one shot così però tu. Ho deciso di portarvela sul karma ragazzi, perché è una delle armi che mi sto affezionando ultimamente. Vabbè, se mi rubi le kill però sono stronzo. Niente, mi ci sto affezionando veramente tanto, invece stratanto. Tra l'altro sono arrivato 2-3 volte a 23 raga con la nuke. Questo è il modello con la nuke, no? Cioè ho il modello con la nuke e quello senza. Sono arrivato già 2-3 volte raga a 23, sono morto, ma comunque la nuke non credo di portarla sul canale perché non mi interessa tanto. Allora, tanto, cioè, mio Dio. Però non così, dai, non così. Raga, vinciamo la sta partita, mancano 10 fottuti punti.
ce l'ho di fianco, l'ho visto, tranquilli, tranquilli che l'ho visto. Però non l'ho ucciso, l'ho visto ma non l'ho ucciso. Va bene così, cosa sto facendo? 21-11. Va bene così, dai, TCT, va bene. Mamma mia, quanto le ho cagato. Allora, oh raga, dai, non trovo nemici però. Un corazzo per dopo, buono. Dai ragazzi, se volete provarci a fare la Dark Matter, buona fortuna, cioè veramente. Uguale per la solare alla fine, cioè ce ne vuole di bravura. È tutt'altra cosa. Anche tu la corazza, pezzo di merda. Ce l'hai anche tu la corazza, pezzo di merda. Se mi stai rompendo il cazzo per me. Oh, via fuori anche lui. Mi ha laggato. No, 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 no. Dai, prendilo, prendilo, prendilo. Bellissimo questo kill. Dove cazzo era? Ragazzi, dobbiamo finirla sta partita. Dai cazzo. È un bel disturbo. No, c'è il Vulture, raga, lo odio il Vulture. È una delle serie di punti che odio proprio di più, perché rompe il cazzo e ti insegue. Una di quelle per cui sono morto tanti... Oh, aveva anche l'arma specialista, che sfigato. È una di quelle armi che, ragazzi, sono morto veramente tante volte a 23 con quell'arma. Ma proprio un modo incredibile. Aspetta, questo lo prendiamo, lo prendiamo. Via pure tu. Credevo che era vivo. Via, via, via. Dai, raga, la finiamo, ultima kill. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. No, no, non mi puoi rubare le kill. Chi sei stato tu? Sei stato tu, pezzo di merda. Niente, ragazzi. Se volete fare la Dark Matter, ragazzi, vi auguro tantissima fortuna. Impegnatevi, ragazzi, mi raccomando, perché è una mimetica veramente bella, ma proprio bella. Che dire, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E commentate, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella raga. Put your feet down.